Buongiorno ragazzi, oggi in movimento perché sto già facendo mille cose. È assurdo pensare che questo è il 20° vlogmas di quest'anno. Ho saltato qualche giorno, però più o meno siamo stati abbastanza regolari. A parte, insomma, le solite cadute. Mi hanno appena suonato, tra l'altro, è arrivato il mio pacchetto di ASOS. Quello che stavamo aspettando ieri. Come vedete è un pelo ingombrante. Quindi ora lo portiamo su e lo apriamo subito. Almeno vediamo come sono. Poi ripeto, sicuro le dovrò rimandare indietro. La mia idea è quella di tenerne una sola. Allora, questa è la prima. Vediamo qual è di quelle che vi ho fatto vedere ieri. Questo è lo stivaletto, quello di Stradivarius, che è bellissimo. Poi io impazzisco per gli stivaletti con le punte, quando hanno il tacchetto. E quando hanno il tacco, ragazzi, quando hanno il tacco matte è una goduria. Poi si rovina subito perché già guardate qua, appena arrivato, cioè già è rovinato, non so se si nota. Poi qui abbiamo un'altra scatola con... Ah, questo è l'altro modello, quello che ho detto. Perché l'ho preso? Che in realtà magari poi è interessante. È più interessante dell'altro. Sembra molto carino. Vedete, è pianta larga, è tutto di camoscino. È al tacco largo in realtà, pensavo fosse più stretto, molto carino. Guardate come si twista la situazione, alla fine terrò questo, eh. Poi l'altro paio per cui ho fatto l'ordine, che sono questi. Giuro, dopo mi provo un outfit un po' decente, carino, e vediamo. Che sono fatte in questo modo. So, sinceramente, visivamente non mi fanno impazzire, cioè mi piacciono più sul sito, però poi magari indossate, vedete che bel tacco grande, sono carine, quindi vedremo. Per adesso mi devo mettere a montare il video di ieri, così lo vedete, l'ho messo a caricare. Poi siamo pronti per la giornata di oggi, che sarà molto impegnativa. Allora, non so se da questa prospettiva si vede effettivamente bene qualcosa. Queste sono le scarpe definitive, assolutamente, che terrò. Quelle appunto brat style, perché le altre non si possono guardare. Sono molto carine, queste sul sito ci stanno sia così opache, che lucide, che bianche, che marroni. Secondo me sono molto graziose. Mi piace perché è molto aderente qua, sembra proprio un calzino, però ha la zip, quindi è comodo. Per quanto riguarda le altre, quelle in camoscio, diciamo, sono belline, ma sono troppo alte, quindi no. Le altre Stradivarius col tacco, quello opaco che vi dicevo, assolutamente no, perché sono strettissime, cioè proprio senti il piede chiuso lì, quindi non è cosa. E quindi niente, vedete, la prima scelta è sempre quella giusta. Tra l'altro dopo devo anche sistemarmi sti capelli, che giuro, oggi è una giornata di sistemazione. Poi domani appunto arriva mia sorella col fidanzato, altro giro, altra corsa, dovrei anche lavare i cagnolini oggi, però appunto come vi ho già anche spiegato ieri, sto aspettando che arrivi il rasoietto. Tra l'altro fatemi controllare su Amazon, perché noi già l'avevamo, però abbiamo perso il filo. Praticamente costava più ricomprare il filo che non ricomprare un rasoietto nuovo. Cioè, assurda questa cosa. Quindi va bene. Però c'è scritto che arriva domani. Quindi Amazon Prime non lo so per cosa effettivamente è utile. Ormai più per niente. Quindi staremo a vedere, perché io prima volevo ovviamente rasare il pelo ai cani, poi lavarli, così tolgo tutto, insomma, il coso in eccesso. Mi ha un po' sfrantumato i piani di oggi, devo essere onesta. Questi giorni ho una vita super sregolata, tant'è che faccio cose a mozzichi e bocconi, e si sa che quando si fanno le cose così è sempre peggio. Si vede che quando uno è perso di testa è perso anche per le azioni. Per fortuna che io non faccio i regali di Natale. Perché se dovessi anche fare, se avessi avuto anche questo problema, sarebbe stato un disastro. Nella mia famiglia non è tanto usuale farsi regali di Natale, siamo un po' atipici su questo, su questa cosa. Ci sono giusto quelli, ecco, più stretti, tipo i miei e le mie nonne, ma per il resto basta. E quasi sempre, insomma, mi danno i classici soldi, le classiche cose, poi insomma uno durante l'anno si aiuta, si fa, quindi... ci mancherebbe, insomma, che ci sia anche un regalo effettivamente. Prima era differente, quando ero più piccola, magari appunto era il periodo in cui mi facevo fare i regali e aspettiamo proprio quel momento per farci comprare magari la cosa che abbiamo sempre tanto desiderato, eccetera. Quando poi lavori e i regali te li puoi fare da sola tutti i giorni, e io sinceramente mi tratto anche troppo bene, direi. Non ha più senso, insomma, quindi ecco, non abbiamo di questo problema. Comunque, quindi sono le 5:20. Ho finito adesso di fare la copertina del video. Questi giorni internet è super lento, quindi mi sta caricando i video a rallentatore e ci vuole una vita per farli uscire. Però, ok, sto scrivendo la caption per quanto riguarda il reel che deve uscire su Instagram. E dopodiché volevo andarmi a smontare le unghie e rifarle un attimo. Perché prima, quando mi stavo provando le scarpe, mi si è alzata completamente tutta l'unghia del medio. Che infatti potete vedere, ho già limato. Quindi
sì, penso procederò a fare questo oggi, almeno vi faccio vedere anche qualcosa di interessante, anche se, ripeto, non so come farle, quindi effettivamente poi lo scopriremo insieme e vi faccio vedere un po' quello che faccio e se riesco a inventarmi qualcosa di carino magari. Eccomi con l'impostazione. Dovete sapere che mia madre ha la brutta abitudine di spostare qualsiasi cosa io metta a posto, e sposta tutto anche nell'arco di tipo 2 giorni, quindi immaginate, io non ci sono stata per 3 mesi, cosa può essere successo? Tipo, secondo me qualcuno le aveva detto di usare la mia crema per le mani, questa qui, però l'ha usata. Questo è il motivo per cui io vi posso promettere poche cose per questo 2023, ma una di queste sarà che probabilmente me ne andrò veramente di casa a questo giro. Cominciamo a smontare questa roba. Cerco di andare intorno, tolgo un po' lo spessore. Ok, come vedete si stacca così facile. Possiamo anche riusarlo volendo, se è staccato troppo facile. Non attacco l'aspiratore, sennò fa troppo rumore. Prima le smontiamo e poi capiamo come farle, perché volevo guardare sempre dalla pagina di questo posto, appunto, dove sono andata in Corea, perché ho visto che ha messo un sacco di design carini per Natale e magari sono anche semplici. Poi con la lima, quella nuova che abbiamo preso prima, vado e rimuovo il resto. Tra l'altro non ho mai fatto l'acrilico, ecco, in vita mia non ho mai fatto l'acrilico. Immaginate poi che sono anni che faccio tutte queste cose, ovviamente, che ho iniziato da quando ero piccolina e che sperimentavo, facevo le cose da sola. Non dico che sono 20 anni, ma almeno 15. Una volta che l'unghia è più o meno pulita da tutto, con la lima meno aggressiva vado a limare piano piano, perché vedete la mia quanto è debole. Quindi ovviamente tolgo tutta questa parte, così la riaccolcio al polpastrello. Ora che ho pulito bene tutte le unghie, le ho limate, ho tolto le pellicine, bla 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 bla. Ora inizio a mettere i vari preparatori, quindi metto il nail prep, questo è quello per sgrassare l'unghia, e poi lo faccio asciugare. E poi metto il primer. Ora, fatto questo, voglio vedere appunto se trovo qualche design carino che posso rifare. Qui mi si è appiccicato tutto sulla cover. No! Poi la pulirò, ok. Ovviamente non farò cose troppo natalizie, come vi ho già detto. Cioè, se fossi stata lì da loro, probabilmente le avrei fatto fare un po' più di cose. Questa, non so se si nota, l'omino in 3D. Credo che farò una cosa del genere, tipo questa qui rossa, senza usare il rosso. Il problema è che avevo un sacco di accessorini, gadgettini, cosine da mettere sulle unghie. Ora non so più che fine abbiano fatto, ovviamente, dove li ho schiaffati, quindi probabilmente non lo sapremo mai. E quindi ci inventeremo qualcosa. Ho messo il bianco lattiginoso e adesso voglio provare a rifare l'effetto che avevo, vi ricordate, sull'unghia quella con la lettera, che di base aveva una sfumatura. Quindi prendo il lilla, praticamente è come se dal centro partisse il colore, e visto che ovviamente ho notato come l'hanno fatto l'altra volta, posso tentare di rifarlo. Non so se su tutte le unghie, vediamo un attimo come viene. Proviamo sul indice prima. Lei l'altra volta mi ha fatto così, ha lasciato una pallina di prodotto al centro, e poi con questo pennellino che è fatto, non so se si vede, in questo modo, che ha tipo delle setoline più rade verso la punta, è andata a sfumare tipo facendo dei piccoli tap 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 tap. Ora non so se ho messo troppo colore, effettivamente farò un po' di prove, però insomma questo è più o meno. E poi se mi piace lo metto in lampada e vediamo. In realtà non mi dispiace l'effetto, quindi credo lo lascerò così. Sono andata con un po' di glitter su medio e mignolo, l'ho passato proprio piano con questo ventaglietto. Poi credo che riattaccherò questo cuoricino su il pollice, perché mi manca, mi sento nuda senza. Ora vi faccio vedere come si attacca, anche se è molto semplice. L'ho messo con un po' di base HD, che è un po' più ficca, un po' più densa di quella normale, e ci ho attaccato questo. Poi però vi faccio vedere, vedete che rimangono questi bordi qua vuoti, quindi vanno fillati, perché altrimenti si attaccano ovunque. In questi casi si prende il gel costruttore trasparente, quello che volete, e vi faccio vedere loro come facevano. Con un pennellino piccolissimo prendo il prodotto e lo vado tipo ad incastrare intorno, proprio a sigillare, e poi praticamente sfumo il resto del prodotto per non far venire, diciamo, una
netta, troppo evidente. E in questo modo l'ho incastonato. In realtà è più semplice di quello che sembra, quindi sì, non ci facciamo mille problemi. Ultimo passaggio, vado a mettere il top coat. Io mi ricordo che questa era la parte in cui ero più affascinata, perché il loro top coat è tipo super super denso. Anche lì credo abbiano un problema con quei prodotti fatti in questo modo. Mentre quello che ho io ad esempio è leggermente più sottile come finish, però lo farò andare bene lo stesso. Quindi adesso lo applico unghia per unghia e lo metto poi in lampada. Sono molto simili a come le facevano loro, forse sono anche meglio. Allora, a parte la pila qua di panni che devo mettere a posto, comunque mi sono messa a registrare delle cose, quindi poi mi sono un po' persa. E vi faccio vedere il risultato finale delle unghie, perché sono molto fiera di come sono venute. Sono molto belline. Questa è l'altra mano. Vedete qua ci ho messo questi appunto glitterini così. Qua ho rincastonato questo, che non si era rovinato per niente togliendolo, quindi ok, altrimenti mi sarebbe mancato il mio piccolo amico sul pollice. Fatemi sapere se vi piacciono, tra l'altro appunto mi sono truccata e preparata, mi vedete così carinella, anche col capello piastratello che appunto mi sono messa a registrare. Adesso si è fatta ora di cena, quindi andiamo a fare le nostre solite verdurine. Tra l'altro trauma, ragazzi, perché mia madre ha buttato la mia padella, diciamo, come si chiama, tipo griglia, ne ha comprato un'altra che è più piccola, però funziona bene, quindi l'importante è quello. Qua si sta cucinando pollo al limone, viola verza, uova, e devo finire il riso, questo qua. Ecco qua, è arrivato il nuovo rasoietto. C'è anche l'immagine di un cagnolino, molto kawaii. Vedete, così ci stanno le varie testine, quindi faremo un po' il toilettatore domani. Anche se poi pomeriggio non ci sono, quindi adesso è interessante la questione. Sto per registrare l'ultimo contenuto di oggi, così poi mi strucco e via. Anche perché è tardissimo, come sempre, sono le 22.47, ma io faccio sempre le cose in ritardo, quindi ok. Tra l'altro stavo anche scrivendo al veterinario perché devo far fare una cosa ad Amarok per un'altra cosa di cui magari prima o poi vi parlerò. Insomma, mi serve portarlo. Stavo scrivendo anche alla Pierce perché non so se avete notato, qualcuno di voi l'ha notato in realtà, non mi ricordo se qui su YouTube o su Instagram, praticamente ho perso un brillantino sul conch, questo orecchino qua. Tra l'altro mi sono trovata benissimo con quello, con questa forma, perché vedete io mettendo sempre molto spesso le cuffiette. L'altro, che era questo qui a forma di zampina appunto, che poi ho spostato qua sopra, mi dà molto fastidio. Invece questo, essendo così concavo, ci calza perfettamente, quindi se avete questo tipo di problemi provate l'orecchino fatto così. Quindi stavo capendo se si può rimettere quella pietrina o se dobbiamo cambiare tutto il gioiello, quindi insomma anche vedere quella cosa lì. Poi ho prenotato il ticket di domani mattina per le poste, perché oggi ho provato ad andare al solito posto dove consegno i pacchi appunto delle poste senza andare in posta, dove porto le cose di Vinted eccetera, però non funzionava il sistema per quanto riguarda i resi e dovevo fare appunto il reso di Asos delle scarpe. Tra l'altro sempre domani mi vedo finalmente con Fra, siamo riusciti a organizzare. La mattina lei va dalla parrucchiera, si rimette le extension, perché vi ricordate quella volta in cui l'ho portata, ecco, lei ha continuato a mettere le extension, io invece nel mentre ho fatto 8000 cambiamenti differenti, e lei invece persiste in questa sua scelta, quindi la vedremo col capello nuovo. E dobbiamo fare dei giri perché lei deve finire di fare gli ultimi regali, come vi ho detto io non li faccio, quindi e poi appunto andiamo al cinema, vado per la terza volta a vedere Avatar. Io vi ho detto l'altra volta, non c'è due senza tre, e qualcuno nei commenti mi ha scritto e il 4 viene da sé. Non lo so se andrò a vedere per la quarta volta Avatar, stavolta da sola, perché effettivamente non ci sono ancora andata da sola. Follia? Forse, staremo a vedere, dipende come gireranno le cose. Prima ho mandato mia madre anche a fare la spesa, a prendere le ultime cosine, perché di solito ecco io tipo a Natale così, poi vedrete ovviamente perché il 24 è l'ultimo giorno, di solito faccio gli antipasti. Quest'anno ho proprio zero sbatti di impegnarmi, devo essere onesta, mi dispiace amici e parenti da casa, quindi ovviamente sempre cose buone, ma niente tipo le scorse volte mi mettevo a inventarmi roba tutte carine, decorate, solta, magnate e basta, capite? Tanto il succo è quello, bello no, carino, visivamente, deve essere buono alla fine, no? Mi sono appena staccata le ciglia finte, cioè ho proprio fatto così e mi sono ricordata, oh no, non ho registrato la clip del Vlogmas. Mi beccate così con un trucco mezzo fatto, mezzo no? Quest'anno mi sto focalizzando nel farvi dei trucchi semplici, perché mi rendo conto che effettivamente non tutti hanno il tempo, la voglia, no? Le cose di stare appresso, di fare delle cose elaborate, quindi quest'anno
così, labbra ovviamente sempre sempre glossy. Era da un po' che non le facevo scure. Questo qua ad esempio è il balsamo colorato di Mulac, uno di quelli nuovi. Uso quasi sempre ovviamente quello più chiaro. Questo qua è lo 04 Candid Cherry. Sugli occhi ho messo tutti i brillantini. Ora appunto mi strucco. Che ora abbiamo fatto? 2:30. Potevo fare peggio. Godetevi questi ultimi video. Poi mi prenderò qualche pausa, qualche ferie penso, fino, non dico tanto, ma che ne so, il 5 di gennaio, anche se non è vero in realtà, perché penso farò un video prima di Capodanno. Comunque per oggi è tutto, vi mando un bacio grande, ciao!